Hello everyone! Questo video è un po' improvvisato, nel senso io stavo guardando un video di questo youtuber che ha anche un podcast, si chiama Rafael Di Furia e lui è americano di origini italiane che vive in Italia da un po' di anni. Nei primi 5 minuti di questo video mi sono ritrovata a sorridere, quindi ho stoppato, ho preso la videocamera e ce lo guardiamo insieme. È un po' lungo, quindi farò una cernita. Praticamente in questo video, che si chiama What I Hate About Italy, well, sort of, che si traduce con le cose che odio dell'Italia, beh, diciamo, parla di alcuni piccoli shock culturali che lui da americano ha provato quando si è trasferito in Italia. Iniziamo, dai, che già è lungo. Ah, un attimo, prima di iniziare c'è da dire che lui di solito dice cose molto belle dell'Italia e anche qui all'inizio del video dice: ragazzi, io parlo sempre bene dell'Italia, oggi voglio parlare di alcune cose di cui non sono proprio un grande fan. Iniziamo. So, like in that video that I uploaded a few weeks ago about some of those little things that just kind of get to you sometimes, these are some of the little things that sometimes get to me, but I have very much gotten to the point where I can laugh about these things. Sizes. I'm a bigger guy. I'm not like huge or anything. I'm 6'1", and it's not that I have to wear like really huge sizes, but in Italy, I have an impossible time to try to find clothing that fits me, because sometimes I'll find something that's just right for my arms, but like the torso will come up to here, like in the bottom of the shirt's up here, so like nothing is covered, or there will be times when the shoulders are just right, but then the sleeves come to here. I've had this so many times. And shoes, that's another one. I am a size 11 and a half. This is normal-ish in America. So this is not too far off from average. This is not like a huge size that hard to find. Depending on the company, it could be 45, 46. One time I had 44. When I go for shoes or when I go for clothes or whatever, I just get looks from the employees like, oh no, it's Godzilla. What's wrong with you, you freak of nature? just that utter shock and horror. And there are times when, like, because sometimes Italian doors are short, really short. Really, really short. I've hit my head a few times through the door. Allora, fatemi un attimino vedere quant'è 6'1" in centimetri. Da una parte questa cosa mi fa sorridere perché un po' è vero. In generale gli italiani sono un po' più bassi rispetto agli americani. Tipo anche solo nella famiglia di Brian. Brian non è altissimo, è 1,79. Però tipo suo padre, suo fratello, tutti i suoi amici sono dei giganti. Però lui in teoria è 185 centimetri, 185, 186. È più alto della media italiana, però non è gigante. Quindi mi sorprende un po' pensare che non riesca a trovare i vestiti. Cioè, io ho degli amici che sono così alti. Forse è anche un po' la corporatura, non lo so. E anche il numero di scarpe. Ma io non dubito che queste cose siano davvero successe a lui. Però 45 è un bel piede, ma non è un piede. Cioè 47 un pochino, mi penserei tipo, ma dove va a prenderlo un 47? Ma un 45? No, non lo so. Andiamo avanti. And then another thing, something that is very much affecting me, even in this moment, especially in this moment. It's not quite winter time yet, but from the end of September, it started getting a bit cool here. And so it's already cold. Even in my apartment, it's a bit cool right now, which is why I'm wearing a long sleeve sweater, but this is definitely sweater weather outside and inside. And more than likely, from what I've heard, and a lot of Italian buildings do this, they don't turn on the shared heating systems until the middle of November. So, yeah, beginning of October, got a little while before that happens. I've been thinking maybe get myself like a little space heater, just something, or like one of those coil oil heaters. Those are so great, but I'm gonna see how far I can stick it out. I've been very much getting my blankets and having some burrito time. Ragazzi, allora, questa cosa, se mi seguite, me l'avete sentita dire tipo mille volte. L'ho notato anche con gli americani che sono venuti a trovarmi durante gli anni. Il riscaldamento non è che non sia buono, è che non lo lasciamo acceso così tanto. Non è 24 ore su 24 come fanno in America. È anche più costoso. Nelle case americane fanno meno 14 gradi fuori, e ve lo dico per esperienza personale, e tu dentro hai le magliette a maniche corte e hai caldo. In Italia
fanno 2 gradi fuori, ma dentro ghiacci, ghiacci. Allora è venuto il fratello di Brian dal Colorado, e in Colorado fa freddissimo, tanto freddo, e lui non era preoccupato. Io gli ho detto: guarda, stai venendo a febbraio, a Roma fa freddo, portati un po' di roba pesante. A un certo punto me lo ritrovo, io stavo insegnando, vado di là in salotto, lo guardo, stava seduto sul divano col giacchetto che faceva così, mi ha guardato, ciao. Diciamo che l'inverno italiano non ti dà mai una pausa. In America esci, fa tanto freddo, ma poi entri, subito ti riscaldi. No, l'inverno italiano è una cosa che è 24 ore su 24, sempre e ovunque. Poi non so, probabilmente al nord è diverso, però mi dispiace, Raffaele, lo capisco. But come on, just, it's cold, turn the heat on. And this is also a little bit of Italian thing that I think is kind of funny. A lot of people in Italy dress for the season, not the weather. So even though it's cool now, I've seen people out in like full winter gear. Not like snow gear, but like big puffy jackets. That's the thing. When it starts getting cool in Italy, it is immediately puffy jacket season. Allora, è assolutamente vero, è vero. Noi in Italia facciamo molto caso a come ci vestiamo, perché pensiamo che la nostra salute sia molto influenzata dal tempo, no? Se è umido, se tira vento, se fa freddo, se fa tanto caldo e poi fa freddo. Insomma, la temperatura ci influenza tantissimo, soprattutto la temperatura fredda e umida, la salute. E quindi, se tecnicamente adesso fa freddo, noi non vogliamo rischiare di ritrovarci fuori e avere freddo. Invece in America non c'è tanto questa connessione clima-salute. O mi vesto a cipolla. Vestirsi a cipolla, cioè, è la chiave. But the next thing is sometimes having to go to the post office. And there's always a line, there's always a lot of people there. Of course it depends on where you are, what post office you're going to. One of the things you have to know is that there are different numbers for different things. You could have, there's the, like, numbers with the smiley faces at the end, or numbers that are just regular numbers, or numbers with PT at the end. It just depends on what services you need. And there have been once or twice when I've gotten a number for the wrong services, and then I see my number come up on the board, and then I get up to the teller and it's like, oh, I'm sorry, you have 390 smiley face, not 390 star. And I had already been waiting there for like 30 minutes, 40 minutes. Sometimes the waits at the post office are really long, because Italian post offices are not just post offices. Allora, qui io voglio reagire, perché è vero che la posta italiana è stressante, perché come dice lui non è solo posta. Ci prendi la pensione, ci paghi le bollette, fai mille cose. In America la posta è la posta. E le file d'attesa sono lunghissime, poi soprattutto se vivi a Roma, c'è una litigata ogni giorno alla posta. Ed è anche difficile, anche per me che sono italiana, visto che non sono troppo pratica, capire quale numerino prendere. Però mi sorprende, poi lui non l'ha detto se l'hanno rimandato indietro o no, faceva capire tipo, ah, io avevo aspettato per mezz'ora, 40 minuti, avevo il numeretto sbagliato. In Italia di solito, anche quando questo accade, le persone sono un po' più flessibili, almeno nella mia esperienza. Tipo, metti che in America aspetti 40 minuti ma hai il numerino sbagliato, secondo me l'americano è più rigido nel rimandarti indietro, tipo, questo non è il tuo numero, torna indietro perché io questa cosa non te la posso fare. Mentre nella mia esperienza gli italiani sono un po' più tipo, questo non è il numero tuo, però vabbè, te lo faccio, hai aspettato 40 minuti, non è che adesso te ne faccio aspettare altri 40. Quindi sono curiosa di sapere se poi hanno effettivamente effettuato il servizio, se l'hanno rimandato in fila. Io non penso che l'abbiano rimandato in fila. Something that also really gets to me sometimes is the hours of operation. This is probably the one thing that I find the most frustrating. A lot of stores and a lot of offices will close for a few hours, or at least a couple of hours in the afternoon, right in between 2 and 4, when I'm like, ah, okay, yeah, now would be a perfect time to go. And then I realize, oh wait, supermarket's closed. That can get annoying for sure. Or trying to go to an office during that time of day. It's just like, nope, no chance, goodbye, forget it. Or living in a small town in Italy, if you live in a town or a small city that has public transportation, not all areas will have buses on Sundays. Trains, more than likely, yes, you should be fine, or there might be a slightly different schedule depending on the region. But like where I live now, there are absolutely zero buses on Sunday. And Sundays always happens to be the one day of the week where I'm like, yeah, I guess I could go to the mall there. There's something that I kind of need to pick up. It's not so common that that happens, but it's happened. And the thing is, you have to start planning your life around these dates when things are closed. And also a lot of things in general are closed on Sundays,
or they have shorter hours on Sundays. And even I've noticed that because of this afternoon kind of break time and the times when I can go shopping, I've naturally started eating later, more or less at the time where people here actually eat, like their dinners. A lot of people here don't have dinner till 7, 8, 9, roughly. Qui ha detto varie cose, tutte vere. È vero che in molti paesi, soprattutto paesini piccoli, perché a Roma quasi tutti i supermercati non chiudono per il pranzo. Ce ne sono anche ormai tanti che sono aperti tutta la notte o che magari chiudono alle 10. Quindi so che nelle grandi città è sicuramente una realtà diversa. Posso capire perché effettivamente un pochino pesa, perché capita anche a me in realtà, come capita a lui, di avere proprio quelle 2 ore di buco dalle 2 alle 4 che voglio passare a prendere il dentifricio e non posso. Mi chiedo se sia fatto un po' per rispettare anche la salute mentale degli impiegati o magari solo per questioni economiche. Per esempio la cosa della domenica, molti negozi fanno la mezza giornata la domenica. Magari sono negozi a gestione familiare, vogliono avere parte della giornata per sé. Io non so se è una questione solo economica o anche di qualità della vita. La cosa che mi ha sorpreso è quella dell'autobus. L'autobus che non passa di domenica. A Roma non è così, a Roma passano gli autobus di domenica, però da americano non ti puoi lamentare. Per quanto i nostri mezzi di trasporto non siano assolutamente a livello di quelli di altre città, altri paesi, almeno ci sono, almeno c'è un autobus che puoi prendere in sicurezza anche. E un'ultima cosa, quando lui dice che visto che c'è questa struttura, divisione della giornata in questi tempi, lui ha iniziato anche a modificare le sue abitudini, l'orario in cui mangia. Secondo me in realtà questa è una cosa buona, ma perché ti permette di integrarti davvero in un paese. Per esempio, se tu mangi alle 6, se i tuoi amici ti invitano fuori a cena alle 9, alle 9 e mezza, ti perdi anche queste situazioni sociali, no? Che secondo me se vuoi integrarti in un paese è importante anche cercare, almeno provare di integrarsi agli orari. Io per esempio quando vado in America mangio alle 6, perché se esco con un amico non posso chiedere all'amico di mangiare alle 9, perché è la cultura del paese. Poi per carità, se è un amico con cui ho confidenza e che gli dico, oh, proprio la cosa più bella del mondo mangiare tardi la sera, ok, magari ci proviamo, lo convinco, però andiamo avanti. Italian public transportation can really be great. Trains can be great, but when you're trying to go to a smaller town, sometimes it can be a headache. Or there are times when the connections between certain places make zero sense. From where I live to get to the Adriatic Sea by car, it would take you about 30 minutes. But by public transportation to get to the Adriatic Sea with everything, all the connections, whatever you have to make, from what I've been told, it probably would take about 3 hours. It's a very, very short distance. Anytime I ever talk to an Italian and they know that I'm Italian-American, or they talk about Italian food and, oh, you Americans don't know anything about Italian food. Whenever the subject comes up about Italian food in America, the one thing that Italians always, always say is like, oh, you disgusting Americans, you always eat meatballs and spaghetti together. Abbiamo un attimo cambiato discorso. Prima, con la parte dei trasporti, sono d'accordo. I trasporti italiani non sono i migliori, ragazzi. Ho vissuto 2 anni e mezzo in Giappone. Però tu non sei giapponese, tu sei americano. Quindi... ah, lasciamo perdere. Vediamo cos'altro ha da dire. Scherzo, comunque non mi fa arrabbiare. Sono sicuramente da migliorare. Però noi spesso li diamo per scontati. E invece non sono proprio scontati. Hey, I realize in this country, most people that just don't do that, I have though heard that there is a town that this is actually supposedly done. I can almost understand like a meatball doesn't quite go with the spaghetti only because you could have like a ragu or a bolognese. Well, bolognese doesn't go with spaghetti because the spaghetti isn't the right shape to hold onto the sauce. That's also another thing. It's like, I understand there are certain sauces that go better with certain pastas, but sometimes it's just like, if your sauce doesn't stick, you might have bigger problems than just the pasta and just the sauce. I've never had a problem once of sauce not sticking to my pasta. I don't know, maybe it's just the way I cook it, but I've never had this problem once in my life, never. But also on the subject of food, let's go over to coffee.
cappuccinos. Every tourist video that you will see on YouTube, even videos about living in Italy, whatever it may be, they'll say, oh, don't drink a cappuccino after lunchtime. And I have spoken to Italians, even I was just speaking to a family member who had coffee with an Italian this afternoon, who ordered a cappuccino at like 4 in the afternoon. And they were speaking about it, and this Italian said, what do you mean? I've never heard of this rule that you can't have cappuccino after in the afternoon. And I've spoken to others that are like, I do what I want when I want. Like, if you don't like that I'm having a cappuccino at 4 in the afternoon, that's your problem, not my problem. La parte della pasta con le polpette, io sono un po' come lui, nel senso non l'ho mai mangiata. Io ormai non mangio carne da 16 anni, però anche prima non l'avevo mai mangiata. Un conto è il ragù, un conto è proprio la polpetta come nel film. Ho sentito anch'io che da qualche parte si fa, ma che le polpette di solito non sono così, non sono proprio le polpette al sugo, ma sono tipo delle micro polpettine. La cosa della pasta che deve prendere il sugo, cioè è vero Rafael, è vero, perché non è che noi diciamo che il sugo proprio non attacca, cioè non è che il sugo scivola via dalla pasta, però ne resta di meno. Cioè, il ragù con gli spaghetti no, però gli spaghetti alle vongole sì. Una cosa da italiani, già che ne sei a conoscenza, mi stupisce. La cosa del cappuccino è vera, in ogni video dicono in Italia non prendete il cappuccino dopo mezzogiorno. E non è così. La cosa che non bisogna fare, secondo me, o che nessuno fa in Italia, è sorseggiare un cappuccino con il pasto. Cioè, questa cosa è proprio un teo. Anche spesso quando sono in America e cucino per gli americani e magari faccio un piatto di pasta, è capitato che spesso io metto l'acqua a tavola e loro magari dicono io voglio un bicchiere di latte. Ok, questa cosa capita. Il cappuccino non lo prendiamo con i pasti e magari non lo prenderemmo per chiudere un pasto. Il caffè sì, però quando vado al bar come merenda, se voglio un cappuccino, anch'io mi prendo un cappuccino, quindi sono d'accordo. Fai come ti pare, entro questi limiti. Vediamo. And then when it comes to restaurants, everything is a la carte. I remember a couple times like where I ordered a piece of meat. I said, oh, would you like veggies or potatoes with that? The way that they phrased it was as though that it came with it. It wasn't like any question, oh, like I'm gonna have to pay extra for it. And there was one time I was like, well, I could go for both. And I said, could you give me half veggies, half potatoes? And they said, sure. But when it caught time to pay for the meal, on the receipt, it had full order of veggies, full order of potatoes, a la carte, separate from the cost of my plate. I was like, I was fine to pay for the water because I knew I ordered a bottle of water. Fine, acceptable. But that I had an extra, what was it? It wasn't, and it was ridiculous prices for the potatoes and the veggies. I think it was 7 euros each. So it was 14 total for these tiny side dishes. And it wasn't even like that crazy fancy of a restaurant. And I said, I'm sorry, but what is this extra 14 euros here? And he's like, oh, well, that's the veggies and that's the potatoes. I was like, really now? Ok Rafael, cioè lì ti hanno proprio fregato, lì ti hanno fregato, perché allora posso capire che se tu vai al ristorante e chiedi solo una fettina di carne, magari al cameriere può venire proprio naturale, ma non con cattiveria, dire tipo ah che cosa prendi per contorno, patate, insalata, spinaci, cicoria, cioè a me verrebbe naturale perché di solito un italiano prende il secondo, il contorno, poi se non lo vuoi fai come ti pare, però solo una fetta di carne. Non ci ho visto della malizia in questo, ma il momento in cui gli dici mi puoi fare metà e metà e lui te li fa pagare interi, no, questo t'ha un po' fregato. E poi 7 euro per un contorno, quindi quello sei stato un po' sfortunato per il ristorante. And also when it comes to paying for your meal, the coperta. This is something that annoys me a little bit. I'm the type of person, if I'm sitting down at a place, I would be more likely to leave a tip. But there's just something about the idea of a forced tip, like in just that it has to be there. I know this is a point that makes a lot of people angry and like people feel very strongly about this one way or the other. And I've worked in that field and I very much, even after working in that, I very much still have the opinion that not all servers, not all baristas deserve a tip. It's not just for just because. It's because that person did a good job and you would like to make sure that that level of service continues again.
Il coperto non c'è sempre da pagare. Anch'io posso essere d'accordo, nel senso non mi fa piacere dover pagare il coperto. Però in America avete la mancia che praticamente è obbligatoria, dai Rafael, dai. In America non mi dire che la mancia non è obbligatoria, perché per non lasciare la mancia deve essere stato proprio un casino il tuo passo, ma proprio un casino. E la mancia di solito è anche più cara del coperto. Parliamo tipo del 15-20%. Non lo so, Andiamo avanti. And then there are other little things that also get annoying sometimes about the way certain things are counted. Fifth or sixth floor, Fahrenheit or Celsius, whether it's the day first or the month first. Let's unpack that a little bit. In Europe, the way that they count floors is a bit different than how they do in the States. Like in the United States, the ground floor is the first floor, and then the next floor is the second floor. Whereas in Europe and a lot of the world, the ground floor is the zero floor, and then the next floor after the ground floor will be one. So it'll go 0, 1, 2, 3, rather than 1, 2, 3. So there are sometimes when it can get confusing, it's like, wait, they said the third floor, is that, and then like you have that moment, wait, in Europe, do they count the floors, or in America, do they count the floors, or even with Fahrenheit and Celsius. I've mostly stopped using Fahrenheit, just because everything, like if I'm out, I see everything in Celsius, so I hate having to do that conversion in my head. Or whenever I read dates, I hate it when it's just digits. If it was just like the abbreviation of the month, then the day, and then the year, perfect. I love it when I see that. But anytime where both the day and the month are less than 12, I'm thinking, wait, who's writing this? How are they writing this? Who are they writing it for? Is this a European date or is this an American date? Is the date that I'm looking at May 9th or September 5th? Sono d'accordo, avendo vissuto anch'io quando viaggio in Giappone e in America, la conversione io non sono capace, per me ogni volta è tipo, quanto sei alto? Aspetta, quanto è grande casa? Faccio finta di aver capito e poi immagino qualcosa che è assolutamente arbitrario nella mia testa, quindi su questo capisco. Capisco anche la cosa dei piani, per esempio anche in Giappone è come in America, e probabilmente se noi chiedessimo a un bambino, se disegnassimo un edificio e dicessimo a un bambino come metteresti i piani 1, 2 e 3, magari farebbero come fanno in America, quindi qui forse hanno ragione loro. Però l'America è anche praticamente l'unico paese che usa, non proprio l'unico, però insomma la maggior parte del mondo usa gradi centigradi e i metri, e quindi dai, tutte miglia e Fahrenheit, cambiate. Hope you've enjoyed this video and maybe even found it helpful. And of course, if you'd like to see more content like this about moving to Italy, Italian dual citizenship and living life abroad, please be sure to subscribe with that notification bell turned on. Grazie Rafael, perché è stato un episodio del tuo podcast e un video interessante. A me piace sempre vedere un po' tutti questi piccoli shock culturali che le persone di altri paesi hanno quando si trasferiscono in Italia. Spero che questa mia reaction vi sia piaciuta, e se vi è piaciuta iscrivetevi a questo canale e mi potete anche seguire su Instagram, dove principalmente parlo di lingue e vi insegno l'inglese. Ci vediamo, ciao!